La data di oggi, 1 febbraio 2024, rappresenta davvero una data importante perché segna i 70 anni dalla costituzione del Servizio Aereo della Guardia di Finanza, nato ufficialmente il 1 febbraio del 1954. In realtà però le nostre origini sono ben più antiche e più datate, risalgono al 1911, quando, sotto l'egida del Regio Esercito, che aveva istituito il Battaglione Aviatori, il primo vero e proprio reparto organico di volo militare in Italia, ad Aviano si brevettò pilota aviatore il capitano della Regia Guardia di Finanza Luca Bongiovanni. Egli rappresenta quindi il nostro precursore, il nostro vero e proprio pioniere, colui che diede il via alle attività di volo del corpo negli anni che seguirono. A Luca Bongiovanni si unirono poi tanti altri piloti, come il tenente De Bartolomei o il brigadiere Bigliani, tutti piloti che negli anni difficili del primo conflitto mondiale furono impegnati in combattimento nelle squadriglie da caccia e da bombardamento dell'aviazione di quel periodo. Anche negli anni che segnarono il primo dopoguerra, c'è sempre la presenza di aviatori con le fiamme gialle, sia nel ruolo dei piloti che in quello degli osservatori, e le loro attività di volo arrivarono fino al ridosso degli anni 50, quando un crescente e dilagante fenomeno del contrabbando nel Mar Mediterraneo richiese la formazione di un efficace dispositivo che potesse contrastarlo. L'idea quindi dell'utilizzo del mezzo aereo quale strumento in grado di individuare dall'alto le navi contrabbandiere, di poter veicolare su di esse le nostre unità navali, diede sin da subito risultati straordinari. Così straordinari che determinarono la costituzione del Servizio Aereo del Corpo. Il servizio aereo ha costantemente ammodernato i propri aeromobili per adattarli ai mutevoli scenari operativi. Oggi gli aeromobili imbarcano sensori allo stato dell'arte per compiti di polizia, telerilevamento e ricerca e soccorso, garantendo alle piattaforme su cui sono installati l'anonimato, incrementando le capacità investigative della Guardia di Finanza. O ancora la lettura delle diverse lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico effettuata dai sensori di telerilevamento come il SAVI 1000 o il TABI 1800 a tutela degli interessi economico-finanziari, ovvero per le finalità di protezione civile. L'esigenza di rispondere fattivamente alle funzioni di polizia del mare assegnate in via esclusiva alla Guardia di Finanza ha imposto al Corpo il rapido ammodernamento della flotta. Lo sviluppo tecnologico a cui il servizio aereo protende, quindi, è rivolto a tutelare gli onesti contribuenti ed il sistema economico-finanziario, rendendo fruibili le informazioni acquisite in fase investigativa anche ad altre istituzioni dello Stato. L'importante piano di ammodernamento della flotta del Corpo, avviato circa 10 anni fa con l'assegnazione di aeromobili performanti e tecnicamente avanzati, quali la V-139 e la V-169, elicotteri bimotore, nonché della TR-72, aeroplano turboelica destinato a esplorazioni a lungo raggio, ha richiesto un enorme sforzo anche in termini di post-formazione, durante la quale il nostro personale istruttore di specialità o comunque formatore riceve, tra virgolette, personale che dovrà poi operare nei contesti specifici e tipici della missione istituzionale del Corpo. La svolta epocale è sicuramente avvenuta circa un anno fa con l'inaugurazione del Centro di Simulazione e Operazioni Aeronavali
che rappresenta un unicum nel campo addestrativo, perché consente di poter integrare la specialità aerea con altre componenti altamente qualificate del corpo, quali il comparto navale e il soccorso alpino, fornendo un'esperienza di simulazione integrata volta a migliorare l'approccio alle operazioni, garantendo elevati standard qualitativi e di sicurezza. Così lo stretto connubio tra gli standard addestrativi, il passaggio evolutivo che ha vissuto la flotta, nonché l'impiego di sensoristica avanzatissima imbarcata a bordo dei nostri aeromobili, fa sì che il corpo sia sempre in prima linea per la tutela della legalità e la salvaguardia della vita umana. I 70 anni di servizio aereo sono 70 anni di storia. 70 anni di storia per quanto concerne l'evoluzione del servizio aereo, l'evoluzione dei suoi compiti, della sua mission, l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione delle capacità e competenze messe in campo per sfruttare lo strumento aereo come strumento operativo. 70 anni anche però di storie di uomini e più recentemente di donne che hanno scelto di servire la Guardia di Finanza all'interno del servizio aereo. Si tratta di storie che si basano sulla professionalità, sulla competenza, sulla dedizione, sullo spirito di sacrificio e soprattutto sulla passione. Professionalità eccelse che lavorano ogni giorno per migliorare l'efficacia e l'efficienza del nostro servizio aereo a tutela della legalità. Si tratta di storia e di storie che ci hanno portato ad operare dall'alto mare fino alla cima delle montagne, in territorio nazionale, all'estero, spesso in supporto ad altre popolazioni meno fortunate della nostra. Si tratta di una storia che ha lasciato purtroppo sul campo alcune vite umane che si sono sacrificate nell'adempimento del dovere. E a loro va la nostra memoria, va il nostro ricordo e va la nostra riconoscenza per quanto fatto. 70 anni di storia e di storie che non devono costituire un punto d'arrivo, bensì lo stimolo e devono fungere da insegnamento per ciò che il servizio aereo deve essere domani, a partire da ciò che è stato costruito ad oggi.